Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti, se è la prima volta che sei su questo canale, parliamo di profumi. Oggi speciale Xanz. Mi sono portato a casa un po' di profumi, alcuni me l'hanno dati, alcuni li ho chiesti, alcuni me li sono ritrovati nelle tasche. Vediamoli insieme. Error. Evolution. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Questo sarà un video diviso in due parti dato che i profumi sono tanti, quindi questa è la parte 1 e ci saranno 6 categorie, 6 profumi, 6 in realtà non saranno 6 profumi ma saranno 6 brand, d'accordo? Per chi non lo sapesse, l'Xanz è una delle fiere più importanti al mondo. Tant'è che quest'anno, dopo 2 anni di fermo, c'è stato anche addirittura il cambio di location e la location che hanno scelto per quest'anno era enorme, c'erano più di 400 brand. Io, sinceramente, non ce l'ho fatta, anche stando tutti i giorni, dalla mattina alla sera lì dentro, a sentire tutti i profumi che c'erano lì dentro. Era una cosa folle. Infatti voglio ringraziare di cuore gli organizzatori, le persone che ci sono state, che hanno garantito la sicurezza, gli stand, i distributori, i buyer, tutti, veramente grazie di cuore, è stato un evento fantastico. Mentre andavo in giro per qualche appuntamento di là, un saluto di qua, snasata di là, incontro Lorenzo Pazzaglia, che tra una chiacchiera e l'altra mi dice: Alex, ma tu questo ce l'hai mio? No. Quell'altro mio ce l'hai? No. E quell'altro l'hai sentito? No. Tant'è che mi sono ritrovato le tasche con 4 fragranze che ha voluto lasciarmi e di cui vi voglio parlare. Ecco, ci tengo a dire che queste sono tutte fragranze che non ho testato, quindi sarà un video sulle prime impressioni, quello che penso di questi profumi e questo, quindi uno speciale appunto. Allora, mi sono munito di Mouillette, andiamo a provare un profumo che in realtà già ho provato decisamente bene e sto parlando di Dream Sea. Questo è un profumo, lo spruzzo un attimo al volo e ve lo racconto, che si apre con un'apertura molto verde, paciulosa, ma è un patchouli verde, d'accordo? Di sottobosco, ma che viene addolcito tantissimo da note ambrate, vanigliate, c'è qualcosa di fruttato e qualcosa di salato, d'accordo? Ecco perché è molto particolare, aleatorio, qualcosa di strano, no? Ma è un estratto, come tutti i Lorenzo Pazzaglia, al 40% se non sbaglio, quindi è una colla pazzesca, una scia clamorosa, e quello che ti rimane sulla pelle dopo un po' è questa, diciamo, sensazione avvolgente di note fruttate, dolci, salate, ambrate, d'accordo? Questo è veramente un bel profumo. Vediamo il prossimo. Andiamo avanti poi con Sex Sea. Questa cosa del sea, del mare, Lorenzo ci ha perso un po' la testa, grandissimo, tutto sì, Black Sea, Sex Sea, Dream Sea, tutto sì, tutti i mari. Questo si apre con un'apertura freschissima, ma subito però diventa super tropicale. È un profumo molto al passo coi tempi, contemporaneo da matti, quindi è fresco anche lui, salato anche lui, ma qui c'è più un'attenzione sull'agrume, d'accordo? Quindi un agrume addolcito, potente, c'è questo aspetto acidulo che persiste, leggermente tropicaleggiante, non c'è niente di verde. Ecco, pure questo è un bellissimo profumo per l'estate, specialmente per la sera, secondo me, una bomba sexy. Andiamo avanti. Chiaramente di ogni profumo di cui vi sto parlando poi ne farò una prova approfondita e ve ne parlerò meglio. Adesso parliamo di Vampy Room. Questo appena l'ho sentito mi è piaciuto subito. Ah, bello. Bello, questo ha note room cioccolatose, legnose, dolci, a tratti gourmand. Ma non del tutto, c'è un legnoso gourmand con questi aspetti roverosi, no? Di legno barricato, con questo rum scuro, color
color ambra, no? Color arancione scuro. Ah, bello, questo è un bellissimo profumo, veramente, se devo dire, quasi uno dei miei preferiti, però molto più per la sera, se nel caso d'estate, perché è molto dolce, bello forte, come vi ho detto, oppure per l'inverno è una bomba. Comunque lo proverò meglio e anche lui mi piace tantissimo. Andiamo avanti. L'ultimo profumo di Lorenzo Pazzaglia che mi ha gentilmente donato è Evil Angel. Questo è una nuovissima uscita, mi ha detto anche lui che ancora in pochissimi lo hanno, e qui si va proprio su un'altra direzione. Non riesco bene a decifrare cosa c'è dentro, ma sembra una sottospecie di talcato salato acido metallico, strano, leggermente floreale. Un po' come tutti i profumi di Lorenzo Pazzaglia, non c'è qualcosa, non è come la scuola francese, diciamo. La scuola francese tende a prendere un componente e poi creare qualcosa dietro, tipo mimosa fresca, ok, con tutte note, però la mimosa spicca. No, lui ha una modo di fare differente, mescola un po' tutto insieme e esce fuori la magia, no? È un profumo molto particolare, che adesso si sta un pochino addolcendo sul fondo. Lo sento leggermente più adatto. No, in realtà non è vero. In realtà non è vero. È strano, lo devo capire, particolare. Però non tra i miei preferiti, sicuramente Vampirum è quello che preferisco, più Dreamsy. Ma con Lorenzo Pazzaglia abbiamo finito, andiamo avanti, cambiamo brand. Nello stand di Exxans c'erano dei personaggi oscuri, ma che in realtà dietro a quell'oscurità c'erano una luce radiosissima. Eh sì, perché lo racconta perfettamente nei suoi profumi e non solo, anche nella persona che è. Nelle persone fantastiche che c'erano allo stand, che mi hanno trattato veramente benissimo e vi ringrazio davvero di cuore, sto parlando di Filippo Sorcinelli, e le due fragranze che ho qui tra le mani sono le mie preferite dell'intero brand. Vediamole. Prima di passare alle cose veramente forti, tombali, c'è qualcosa invece che mi ha rapito, perché i profumi di Filippo Sorcinelli tendono tutti ad essere molto particolari, sia nella presentazione, nel packaging, nel concept, ma anche nella fragranza stessa. Ma c'è una linea fluo che invece tende ad essere leggermente più adatta a tutti, d'accordo? E una delle due fragranze che ho in mano è quella che io personalmente ho preferito. Sto parlando di Dolcissimo Sollievo. Allora, questo è particolare. Sia nel packaging, che è fichissimo, cioè tipo fluo con sta cosa qui che praticamente riflette la luce, ma anche il profumo è particolare. Ah, questo non è facile da descrivere, ve lo dico. Allora, intanto l'ho sentito tre volte, in tutto. La prima volta quando ero lì, la seconda volta quando me lo sono spruzzato su una mano, in maniera proprio estemporanea, quando stavo sempre a Milano, e adesso. Allora, io ci sento sempre una nota di incenso. È qualcosa che Filippo Sorcinelli praticamente è, potremmo dire, un'icona dei profumi incensati. L'incenso, secondo me, c'è. Ma è un incenso molto indossabile, fresco, contemporaneo, che si affaccia, secondo me, a un pubblico più cosmopolita, ok? Quindi l'incenso per tutti, ma sempre, sempre, con uno stile, uno stampo ben preciso. È un incenso particolare, non è il solito incenso che siamo abituati a sentire. È leggermente addolcito, ci sono delle note, forse qualcosina di floreale al suo interno. Lo studierò meglio, ma per ora vi posso dire che veramente lui è buonissimo. Mi mette tipo una sensazione di pace, non lo so, mi piace tantissimo. Lo proverò sicuramente meglio nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e poi ne faremo un video. Passiamo adesso invece a uno dei profumi che mi ha distrutto.
mi ha distrutto perché, sapete, non è per niente facile, dopo che hai sentito tantissime cose, venire un po' scioccati dal profumo, da un nuovo profumo. Ma lui ci è riuscito, sto parlando di Reliquia. Guardate qua, un chiodo ficcato all'interno della boccia del tappo, completamente, io non so nemmeno se è arrugginito, ma sembra arrugginito, ma è una figata. Cioè, questi sono tutti packaging fatti a mano, mi raccomando, questa cosa è da tenere a mente. Legno, credo, sì, legno, e poi tutto questo ruvido, rugoso qua. Questa, se non sbaglio, dovrebbe essere l'interpretazione di Filippo Sorcinelli ad una chiesa che lui aveva vicino casa, se non ho capito bene, ma mi perdonerà e mi perdonerete se non sarò proprio preciso in questo video, perché sto parlando di profumi nuovissimi che mi sono portato a casa. Quindi andrò a studiarmelo meglio, per ora posso dirvi soltanto questo. Ragazzi, io lo spruzzo. È un profumo sepolcrale. L'incenso qui dentro è veramente cupo, scuro, nero, insolito, tenebroso, un po' dark, ti cattura. Non so se c'è del cumino. Io credo ci sia, non lo so, non ne ho idea, ma credo ci sia del cumino. La nota del cumino, che è, per quanto mi riguarda, leggermente orientale, ma anche collegata a qualcosa di molto intimo, perché il cumino a molti dà una nota un po' simile al sudore, d'accordo? Al sudore, però non quel sudore cattivo. È un incenso particolare, molto scuro. Ripeto, sepolcrale, d'accordo? È come andare in un sepolcro, non in Italia, d'accordo? In un altro posto, in Oman, tipo, in una grande tomba. Ah, e questa è l'aria che si respirerebbe lì dentro. Ti fa viaggiare proprio con la mente, col cervello, lo senti e sei in un'altra dimensione. Fantastico, fantastico. Per gli amanti dell'incenso, ragazzi, senza nemmeno pensarci. Reliquia di Filippo Sorcinelli, andiamo avanti. Parliamo adesso di un brand che si chiama Calais, profumi d'autore, e quelle che ho in mano sono le due fragranze nuove del brand. Sto parlando di Liberamente e Roboris. Queste credo siano le boccettine più piccoline, ma sono fantastiche, sono bellissime, con questo cap in, credo sia Zama, non lo so, con questo laccettino, veramente carine. Una di queste l'ho indossata, adesso non ricordo, vi dirò. Ok, era Roboris, che ho già indossato ad una serata e ho ricevuto già due complimenti con questa fragranza qui. Ma adesso ve ne parlo. Roboris, eccolo qua. Un legnoso super rotondo, ma veramente rotondissimo. Cioè, una cosa che è quasi cremosa per quanto è rotondo, ok? Non riesco a cogliere dei componenti specifici all'interno di questo profumo. So soltanto che ho già sentito, d'accordo, degli accordi simili, ma è come se fossimo arrivati a un punto veramente top con questo. Per gli amanti di Tom Ford Woodwood, ecco, siamo su quel filone di fragranze, d'accordo? E credo sia di un'eleganza pazzesca, di un'autorevolezza incredibile, ma al contempo mi dà un senso molto molto pacato, di pace. È una fragranza quindi non irriverente, ok? È gentile, ma si fa sentire. È rotonda, cremosa, e questo legnoso che ci accompagna è veramente fantastico. Infatti lei l'ho provata e ve l'ho detto. Ho ricevuto già due complimenti con Roboris di Calais. Ma vediamo l'altra. Liberamente invece è la seconda fragranza che hanno presentato a Exans, e questa invece è stata la fragranza che ho sentito all'interno del VR. Se mi avete seguito su IG sicuramente avete visto che tipo di esperienza abbiamo fatto, perché erano gli unici che hanno
creato questa esperienza virtuale in cui entravi in una stanza, ti sedevi e praticamente ti mettevano un VR con un video creato apposta per le fragranze, con l'audio, e poi veniva spruzzata la fragranza proprio vicinissimo al naso. E questa è stata la fragranza che io ho sentito. È una foresta verde, d'accordo? È un profumo verde, ma anche lui è gentile. Di lui non ho ancora sentito le performance, provato le performance, ma secondo me non sono niente male. Quindi si apre leggermente agrumato, ma va avanti con questo sentore verde, ma non acido, non sbattuto, non forte, è gentile. Ah, è una fragranza rasserenante, riequilibrante. Veramente bello anche questo, ma dobbiamo andare avanti. Arriviamo adesso alla presentazione del nuovissimo profumo di Nobile 1942, che però purtroppo soltanto nella versione 20 ml, comunque è Petali e Spade. In pieno stile Nobile 1942, Giorgia, grandissima Giorgia, mi ha spiegato, mi ha raccontato la storia e anche su quale film si sono basati per fare questo profumo. Dovrebbe essere La foresta delle spade volanti, una roba del genere. Non mi ricordo, chiedo scusa. Comunque, se riesco, vi lascio qua sotto la pagina con i link dove vedere i profumi di cui vi sto parlando. Oppure, comunque, vabbè, qui vi metto, ecco, Silvia mi mette la pagina con la boccetta intera, che è spettacolare, rosa, con questi accenni celesti, è fighissimo. Allora, secondo me è un profumo più femminile, d'accordo? Questo è proprio un profumo che su una donna ci sta una bomba, ma anche un uomo lo potrebbe indossare, perché no? Solo che è molto fiorito, metallicissimo e freddo. È freddo, è glaciale, un profumo glaciale, ma che al contempo racchiude delle note rosa. Voi immaginate queste note, questi petali rosa svolazzanti nell'aria, che però sono svolazzanti in una regione glaciale, dove, a me perlomeno questo è quello che fa venire in mente, d'accordo? Vi sto, diciamo, raccontando il quadro che a me viene davanti quando sento il profumo. È questa foresta completamente ghiacciata, con petali rosa, però, no? Un po' anacronistici, no? Perché vedi tutto bianco, ma vedi questi petali rosa che scendono. Non lo so, probabilmente mi sto facendo un film mentale pauroso, ma vi garantisco che gli unici che riescono a farmi davvero creare dei quadri davanti alla faccia, quando davanti agli occhi, davanti alla faccia, quando sento i profumi, sono la famiglia Nobile 1942. Sarà che ce l'hanno nel sangue, proprio nel DNA. È qualcosa di clamoroso, andatelo a sentire perché è un profumo buonissimo, specialmente per le donne, ma anche voi uomini, andatelo a sentire, perché riesce a raccontare veramente un quadro immaginario. Andiamo avanti. Parliamo adesso di Laboratorio Olfattivo con Arancia Rossa, una goduria estiva. Tant'è che quando ero lì allo stand di Exans, me la sono spruzzata, perché quella mattina non mi ero spruzzato nessun profumo ed è stato lui il profumo che ho voluto veramente spruzzarmi addosso. E ti fa venire proprio voglia... Oh! Di spruzzartene un casino. Questa è una linea di Jean-Claude Lenat, che ha realizzato anche gli altri mandarino e gli altri della linea appunto verde, d'accordo? Di questa linea verde scuro, bellissimi. Stiamo parlando di un'arancia rossa. È come mettere il naso, davvero, mettere il naso dentro un cesto di arance freschissime appena colte dall'albero. E ci abbiamo anche fatto un pochino così con le unghie sopra la buccia e ha sprigionato tutti i suoi oli succosi essenziali. È un profumo fantastico, semplicemente arancia rossa, un'esplosione di questo agrume fantastico, e si sente proprio che è arancia rossa, non l'arancia normale o ti dà una nuance di mandarino, no, proprio arancia rossa. Fantastico, fantastico. Mi ci farei veramente il bagno, voglio il bagno schiuma di questo profumo qua. Ah, senti qua che roba.
mamma mia, è freschissimo, stupendo per l'estate, un must. Andiamo avanti. E adesso sono in difficoltà perché mi ricordo perfettamente che questo brand è italiano ed è sardo. Ho scelto tra le fragranze qual era quella che mi piaceva di più, ma sul flacone c'è scritto solo Araxi Parfum. Magari voi sarete più bravi di me, andrete a cercare, probabilmente troverete tante tante info. Allora, questo è un brand tutto sardo e la cosa bella è che il naso di queste fragranze è Sergio Scaglietti, un naso che abbiamo imparato a conoscere data ovviamente la sua linea personale che di cui Mirko ha parlato tantissime volte e quindi tanti di voi magari apprezzano molto lui come naso. L'impronta si sente anche qua. Araxi, credo si chiami così il profumo, costa veramente poco, mi sembra una sessantina di euro. Non conosco assolutamente le performance, ma lo spruzziamo un attimo insieme. Ah, è un bel profumo. Ah, fresco, d'accordo, molto fresco, maschile e virile. Ma anche lui però non è così aggressivo, non ci sono note aggressive al suo interno. È molto mediterraneo e ha anche qualcosa di talcato, leggermente sofisticato. Ah, bello, mi piace anche lui, mi piace molto e costa davvero poco. Di tutti questi profumi comunque ve ne parlerò nello specifico, ovviamente in video estemporanei di qualche top, di qualche cosa specifica, TikTok, YouTube e quant'altro. Sapete, io faccio così, caccio mine non si sa dove e non si sa quando. Ringrazio ancora tutti, sia per i doni fatti a Exans, sia proprio per la partecipazione, per l'organizzazione di quella fiera fantastica. Ci vediamo con la parte 2 in cui vi farò vedere gli altri profumi che ho qui e voi non vedete, sono tanti. Ci vediamo alla parte 2. Ciao ragazzi.